In effetti qua dentro è un disastro. Prima non era così, amore. Ti hanno distrutto la casetta. Tutto bene? Mano, mano, fai che ti alza papà. Ok. Allora, è più grande di quello di Aurora ed è decisamente più piccolo del mio. Domani magari all'alba cercherò di metterle subito attive in giardino. Qua c'erano le impronte. It goes on and on and on. Siamo sotto la pioggerellina, precisamente iniziato. Amore, hai iniziato in questo momento a piovere. Cosa hai trovato? Ah, ma non è niente, è un buchetto. L'ho visto, amore, qua. Ma noi non l'avevamo mica messo qua, l'avevamo. È pieno d'acqua, Auri. Aspetta che diamo acqua alle piantine. Questa è acqua piovana. Oh, là. Ora lo rimettiamo al proprio posto e torniamo subito da voi. Aurora, vieni qua, amore, che ci mettiamo qua sotto, che veramente incomincia a piovigginare dal nulla. Era tutto prima che era bel tempo, adesso che abbiamo iniziato piove. Ma vabbè, succede. Beh, ragazzi, avete visto quello che è successo ieri? Però quest'oggi facciamo qualcosa di molto furbo. Perché vi ricordate ieri? Ho comprato tre videocamere, quindi quest'oggi le posizioneremo in posti molto 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 segreti del giardino e metteremo anche qualche trappola, quindi qualsiasi persona entrerà che non saprà dove sono le trappole sicuramente ci cascherà in pieno. Beh, direi di iniziare col capire dove posizionare queste videocamere, quindi facciamo tutti insieme un check generale del giardino. Stavo pensando, secondo me dobbiamo prendere i tre angoli del giardino, almeno la parte qua centrale. Quindi, se noi ne posizioniamo una qua dietro, penso sarebbe la cosa più perfetta in assoluto. Penso proprio di sì, sai. Penso che qua dietro ne metteremo una. Ora andiamo a cercare gli altri due posti. Devono essere posti davvero, davvero tattici. Papà. Arrivo, amore, arrivo. Papà sta facendo una cosa importante. Però mi raccomando, shh, è un segreto. Nessuno deve saperlo, perché altrimenti il piano crolla. Aurora, ma aiuta il papà. Questa, amore, è questa notte che ha piovuto, ha fatto una pozzanghera assurda qua. Non possiamo mettere qua la videocamera. Mettiamo qua la videocamera. Ecco. Ah, ora per Aurora ci sarebbe lo spazio. No, no, piano piano, piano piano, che sennò ti sporchi, eh. Piano piano, che sennò ti bagni tutta. Piano piano, va bene. Papà, continua a mettere le videocamere, ok? Fai piano però, tata. Va bene. Tempo qualche giorno ed è vuoto. Continuiamo e cerchiamo gli altri posti. Penso di aver trovato il secondo posto. Amore, aspetta che papà fa una cosa molto importante. Tu ferma là, non ti muovere. Penso che la seconda verrà messa qua. Vi ricordo che adesso stiamo solo cercando i posti. Poi a breve vado dentro e prendo le videocamere e le metto tutte di nascosto. Ora vi mostro il terzo nascondiglio, quindi venite con me che lo mettiamo qua piano piano. Le sedie di solito non sono così. Le metto così quando alla mattina presto il nostro amico Alfio taglia erba, taglia tutta l'erba, quindi per questo sono così. Altrimenti di solito sono spostate, quindi ora le rimettiamo in posizione normale, così non attirano l'occhio e nascondiamo una telecamera. Dimmi, amore, vengo qua, vengo qua. Cosa guardo? Cosa guardo? Cosa guardo? Dai, Auri, aiuta papà a spostare tutto. Allora, quindi questa va un pochino
più in qua, ancora un po', opa, e la mettiamo qua così, e ci siamo. Questa è già qua in posizione, questo lo mettiamo qua, pom 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 pom, opla, e questa la mettiamo qua, e siamo a posto, giusto Tata? No, giusto Tata! No, come giusto? Sì, giusto Tata! No, giusto Tata! Giusto Tata! Giusto! Tata! No, giusto! Ma! No, non ti dà bacio da Aurora! Aurora, hai sporcato tutto papà! Beh, ora vado a prendere queste videocamere, le posizioniamo insieme, così ragazzi il gioco è fatto! Sono andato a prendere la videocamera, guardate! Stupenda! Shh. Deve essere il meno vistosa possibile, quindi ora vado a posizionarla. Speriamo che si veda nel miglior modo possibile. Allora, secondo i calcoli, dovremmo metterla qua. Allora, questo la spostiamo. Così dovrebbe essere. Questo lo mettiamo qua. Guardiamo. Così. Così. È abbastanza nascosta. Prima videocamera messa nascosta là dietro. È impensabile. Nemmeno io, se non sapessi dov'è, andrei a prenderla. Quindi, ragazzi, è impossibile che venga scovata. Ora vado a mettere qua dietro la seconda. Devo far veloce perché, come vedete, sta diventando sempre più buio. Quindi devo fare velocissimo. E prendiamo la seconda e la mettiamo. Allora, questa dovrei mettere così. Ah, secondo i calcoli, sì, sì, la mettiamo un pochino più qua. Ok. Così dovrebbe essere perfetta, ragazzi. Anche la seconda videocamera è stata posizionata. Ottimo. Ora vado a mettere la terza. Mamma mia. Terza ed ultima videocamera. Vado a posizionarla in mezzo ai due divanetti, così il gioco è fatto. Poi però, per rendere il tutto ancora più complicato, facciamo una bella trappola, ma qualcosa di davvero davvero furbo. Ok. Questa dobbiamo metterla qua dietro, in modo che... Io spero che si veda abbastanza bene, perché comunque non sono videocamere di alta qualità, però l'importante è vedere. Beh, si vede abbastanza bene, dai. Dopo aver posizionato le videocamere, ragazzi, parliamo sempre piano che non si sa mai. Guardate che cos'ho. Questo è un filo. Quindi, se questo filo verrà rotto, capiremo sicuramente se una persona entrerà in casa. Come vedete, guardate, io lo tengo duro. È molto elastico. Quindi ora prendiamo la forbicetta, tagliamo questo, zac. Quello è un vicino, non c'è da preoccuparsi. Ah, si è incastrato tutto. Questa appoggiamo qua e iniziamo l'operazione caduta. Perché se si andrà sopra questo filo, sicuramente la persona cadrà. Allora, un filo mettiamo di qua. Facciamo così. Devo fare veloce prima che diventi buio completo, che sicuramente è il momento perfetto. Guardate, 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 questo lo mettiamo di qua. Opa. Oh, mi piace. E questo lo mettiamo di qua. Un nodino così e un nodino così. Perfetto, se una persona non lo vede, sicuramente cade. Quindi se viene da di qua, inciampa. Se viene da di là, inciampa. Ottimo, direi. Penso che ora manca solo la cosa che la tirerà il più possibile. Ah, se non vedete più la piccola Aurora, mi ha abbandonato, sta venendo dentro i cartoni, ma meglio così. Perché meno persone sanno di questa cosa, meglio è. Poi però, per sicurezza, ad Aurora raccontiamo tutto prima che finisca il video. Poi devo solo pensare a cosa potrei avere di così interessante da far entrare una persona qua dentro a prenderlo. Sapete che forse ho trovato quello che fa il caso nostro? Allora, io direi che possiamo levare... Oh, che cosa ho in tasca? Ah, cappellino di Aurora? E basta. Bene, questo è uno zaino rosa, quindi a prescindere
attira molto l'attenzione, però chi è che ruberebbe uno zainetto rosa? Questo è il mio zainetto della palestra, poi. Però se noi ci appoggiamo sopra casualmente un MacBook Pro, quindi un computer da tanti 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 soldini, vedete che è un computer, no? Che si apre, hopla, è un computer. Sicuramente se qualcuno ci sta spiando cade in tentazione e va a prenderlo, e sarà quello il nostro obiettivo. Sì, quindi ora vado a posizionarmi tutto fuori. Sono sicuro che questa sarà la nostra mossa vincente. Questo è il primo e questo è il secondo. Trappole messe. Non dovrebbe mancare niente ora. Ottimo, come avete visto è tutto pronto. Impossibile che una persona non cada in questa trappola. È troppo fatta a dettaglio. Ora, come vi ho già detto, torno dentro dalla piccola tata e gli racconto un pochino il tutto, così anche lei è consapevole di dove sono le trappole. Tata, mi sembra che tu stai guardando Baby Boss. No, no. No, non si dice. Io volevo raccontare il piano alla piccola... Non qua, non qua. No, qua, devo andare via, mi metto qua, va bene, posso stare qua? No. No, neanche qua non posso stare. Qua può andare bene? No. Neanche qua? No, no. Neanche qua, papà deve essere proprio in angolino, perché quando ci guarda Baby Boss si salvi chi può, direi, vero? Beh, direi proprio si salvi chi può. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Ora per noi l'unica cosa sarà attendere. Beh, tata, sei pronta ad attendere te? Ma le scarpe sul divanetto! Mannaggia! Papà neanche non si era accorto. No papà, no papà. No papà, no scarpe. No bazio, no scarpe, non niente. No, no papà. Non si urla. No, non si urla. Non si urla. Guida! Mike! Bau! È tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!